Da Maddalena Trezza negli anni 30 possiamo immaginare che in questa casa vi fosse sempre stata una biblioteca. Ricordiamo che la famiglia Muselli, in particolare tra il 6 e il 700, si interessava al mondo dell'editoria e aveva stampato moltissimi famosi libri, quindi possedevano originariamente anche degli incunaboli, delle cinquecentine e i più famosi libri stampati. Qui, da questo punto di vista, possiamo ammirare, oltre alla bella biblioteca, anche il soffitto settecentesco. Notiamo questa bellissima cornice nel soffitto a padiglione, nella quale sono rappresentati dei puttini che giocano con delle ghirlande di fiori, e poi in un semplice soffitto sta volando Aurora sul carro del sole, interpretabile ugualmente come Flora. Ma l'idea di Aurora viene proprio per il fatto che vicino a questa figura coronata di fiori si trova un'altra figura con le ali di falena. Tempo di lasciare questo luogo incantevole, non prima però di effettuare qualche ringraziamento. Ringraziamo in particolare l'architetto Sergio Spiazzi, che tanti consigli e suggerimenti ci ha dato sulla conoscenza di questa villa e della sua storia, e ringraziamo soprattutto i duchi d'Acquarone, in particolare Zeno e Vittore, che ci hanno consentito di entrare nella loro residenza. Arrivederci alla prossima Nobile Dimora.